Cari fratelli e sorelle, San Luca oggi ci ricorda che la misericordia di Dio, liberandoci dalla schiavitù del peccato, permette all'uomo di vivere una vita straordinariamente normale, in armonia con Dio, con gli altri, con il creato e con se stesso. Infatti è il peccato che, deformando la sua natura di essere creato a immagine e somiglianza con Dio, lo degrada, lo rende meno uomo, in una parola, lo rende anormale. Oggi più che mai è necessario ribadire che solo nella misura in cui permettiamo all'amore misericordioso di Dio di trasformarci da terreni in celesti, l'unica transizione voluta da Dio, diventiamo più uomini. Come ci ricordava ieri il santo vescovo e martire Ignazio di Antiochia, quando saremo lassù in cielo, saremo veramente uomini. Cari fratelli e sorelle, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.